Mangiamo il pesce che ci sta preparando il nostro chef stellato Pier Giorgio Siviero. Grazie. Siamo in compagnia di Pier Giorgio Siviero, che oggi al Tutto Food per cucinare ha utilizzato i prodotti Finpesca. La parte dei miei preferiti, che sono la tartare di tonno e il salmone crudo. E con queste fra poco faremo una piccola dimostrazione di come veramente con due elementi semplici e pratici possiamo anche fare dei grandi piatti. Oggi vivremo un po' la gioia del cuoco, cioè quella di non dover cucinare. Procediamo con le preparazioni. In pesca presenta già una tartare completa, quindi che si può aprire e che si può servire. Non abbiamo aggiunto sale proprio perché dal punto di vista, nel rispetto delle normative e anche dal punto di vista della preservazione organolettica, in pesca già aggiunge una quantità di sale, 2,5%, quasi come il livello dell'acqua di mare alla fine, no? Come aggiungere dell'acqua di mare. E quindi presenteremo un salmone con una piccola nachos di farina del Maranello, un po' anche in onore alla nostra regione che è il Veneto, sia di Finpesca sia del mio ristorante. La serviremo con una semplice salsa verde fatta di rucola e basilico, che sono un po' le erbe che stanno arrivando nel momento. Mentre il salmone lo serviremo con uno yogurt greco, un biscotto fatto con un'acqua ottenuta filtrando la terra dei funghi porcini e un piccolo caviale fatto utilizzando un'alga naturale che addensa, fatto con una salsa di soia, zenzero e sesamo. Grazie. La praticità di questi prodotti si descrive da sola, basta vedere le confezioni. È come veramente entrare dal nostro pescivendolo di fiducia. Abbiamo utilizzato un filetto di cernia, l'abbiamo tagliato a pezzettini piccoli, abbiamo aggiunto delle verdure e abbiamo fatto una pasta semplicissima, pulitissima, freschissima, con un po' di buccia di limone. E il pesce è già pulito, lavato, spinato e addirittura nel caso della cernia abbiamo anche tolto già la pelle. Poi semplicemente con questo filetto di orata l'abbiamo scartato dalla pellicola, dall'involucro in atmosfera modificata, abbiamo aggiunto solo un pizzico di sale e l'abbiamo messo in forno a 180 gradi, in 10 minuti avevamo un'ottima orata con carciofi e olive praticamente pronta a essere gustata. Con questa misticanza, diciamo, di mare abbiamo fatto un piccolo guazzetto in acqua pazza, quindi utilizzato semplicemente dell'acqua con degli aromi, dei profumi del momento, un po' di basilico, sempre una buccia di limone, il prezzemolo che era qui dentro, qualche peperone e un goccio di vino che abbiamo fatto evaporare e abbiamo ottenuto veramente un guazzetto semplice ma veramente di notevole livello. Le seppie già pronte, pulite, pelate e già aromatizzate con prezzemolo, aglio e pan grattato, le abbiamo messe anche queste in forno e nei tempi dell'orata erano già pronti. Grazie. Bravi ragazzi.